Riccardo Cristiano, 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo in compagnia di Sergio D'Elia, segretario dell'associazione radicale Nessuno Tocchi Caino. Sergio, una domanda sul 39esimo congresso: quanto è importante oggi l'antiproibizionismo e soprattutto l'estensione di diritti in Italia e all'estero, che spesso sembrano acquisiti ma in realtà rischiamo di perdere? Beh, l'antiproibizionismo è una chiave di lettura dell'iniziativa radicale, che non è soltanto teorica in termini di chiave di lettura, ma è anche prassi politica, lotta politica. Non esiste possibilità, direi speranza, di riforma in molti ambiti, in particolare in un ambito molto difficile, duro, ma che connota la realtà del nostro tempo, che è quello del proibizionismo su tutto, sulle droghe, sulla ricerca scientifica, sulla vita e sulla morte, nella esistenza umana, individuale e collettiva, di gente, di popolo. Beh, direi che è il momento cruciale della lotta politica nella realtà di oggi, che è realtà di proibizionismi, e cioè una realtà dove i diritti umani, i diritti della persona, quello che io definisco il primato assoluto dell'individuo su se stesso, contrapposto alla sovranità assoluta dello Stato, al potere assoluto dello Stato sulla vita dei propri cittadini. Questa è la chiave. Transnazionale, quindi, cosa significa transnazionale se non una messa in discussione del principio ottocentesco della sovranità assoluta degli Stati a beneficio invece della sovranità assoluta dell'individuo su se stesso, se vogliamo? E questa è una dimensione transnazionale, tant'è che noi vediamo che la guerra alla droga, che le limitazioni talebane alla ricerca scientifica attraversano tutti i regimi, tutto il mondo, non soltanto il mondo autoritario, che sia di chiave diciamo islamica, di matrice islamica, ispirata dal testo centenario del Corano, o che sia di chiave antico testamentaria, cioè di quel testo millenario in questo caso, che è la Bibbia, l'Antico Testamento. Quindi non è un problema soltanto dei regimi autoritari islamici, ma anche dei regimi cosiddetti democratici, dove i proibizionismi proliferano. È il proprio del Partito Radicale. Ecco, se fosse uno dovesse identificare in una parola, in uno slogan, in un'idea il senso del Partito Radicale, direi che è quello della lotta a tutti i proibizionismi e i fondamentalismi. E soprattutto della laicità dello Stato, che a questo punto sempre di più viene acclamata a gran voce, non solo penso dai radicali, ma da tante persone. Assolutamente, è scritto nelle Costituzioni la separazione tra Stato e Chiesa, il primato dello Stato sulla religione. Sono rare ormai nel mondo le realtà in cui esiste la religione di Stato come principio costituzionale. Tutte le Costituzioni affermano questa scissione, no? Fra Stato e Chiesa in termini di convinzioni, di fedi religiose, eccetera. Nella pratica lo vediamo poi nell'azione legislativa nei parlamenti: si legifera in nome di Dio, si legifera per conto della Chiesa, per i conti anche della Chiesa, per gli interessi della Chiesa. Lo vediamo anche nel nostro paese, dove solo mettere in discussione il principio per cui le attività di culto che contemplino anche attività commerciale sono esenti dall'ICI, dal pagamento di quello che tutti i cittadini e le imprese pagano laddove esiste un commercio, eccetera. Ma qui siamo alla parabola cristiana dei mercanti nel Tempio. Sono mercanti nel Tempio.
Sergio, io volevo chiederti anche un'altra cosa. Siamo al 39esimo congresso, parliamo di diritti, tutti i tipi di diritti, ma soprattutto di diritti civili. Quanto i diritti civili possono essere di rilancio per l'economia italiana e anche l'economia di paesi esteri? Beh, non c'è dubbio che la libertà economica, diciamo, viaggia, vola sulle ali della libertà civile, delle libertà pubbliche, della libertà della persona. I sistemi liberi favoriscono non soltanto l'affermazione dei diritti umani storicamente acquisiti e determinati, ma questo significa anche libertà di impresa, libertà diciamo di mercato, cioè, che sono due chi mette in contrapposizione, per esempio c'è la dottrina asiatica dei diritti umani, per cui no, prevalgono i diritti economici e sociali sui diritti della persona, no, non è così. Io credo che gli affari migliori nella cooperazione economica internazionale, nei rapporti bilaterali anche di natura economica, si fanno con quei paesi dove i diritti umani, i diritti della persona sono più affermati, sono più rispettati, perché di questo poi si tratta, non tanto di diritti umani sono affermati addirittura anche nelle costituzioni dei paesi autoritari, oltre che nel diritto internazionale, ma c'è un problema di pratica, c'è un problema di rispetto nel concreto di questo. Quindi la lotta per i diritti civili equivale alla lotta per la libertà economica e per la libertà del commercio, non sono scisse le due. Sergio, un'altra battaglia che i radicali portano avanti è quella sull'amnistia. Mai come oggi è necessario rilanciare e lanciare un appello all'amnistia. Beh, siamo in sede di Partito Radicale Non Violento, transnazionale, transpartito, di un'organizzazione quindi che ha uno status consultivo presso le Nazioni Unite. Se io penso per esempio che una notissima organizzazione non governativa ha preso la denominazione di Amnistia Internazionale, di Amnesty International, beh, qui è la dimensione del problema da risolvere secondo noi attraverso l'amnistia, cioè una dimensione internazionale. La condizione strutturale di violazione di diritti umani fondamentali, per cui ci sono trattamenti disumani e degradanti all'interno delle prigioni, ma anche nelle aule di tribunali, perché una violazione di un diritto umano fondamentale è quello che prevede che chi ha compiuto un danno ne risponda in un'aula di tribunale, ma in tempi certi, ma questo non è dato, non è soltanto un problema italiano, è un problema mondiale e non è solo un problema dei paesi cosiddetti sviluppati, è un problema delle democrazie occidentali che si stanno connotando sempre più come democrazie reali, come nella storia è accaduto che si connotassero come socialismi reali quei regimi che pure erano nati sul sogno, sulla visione del socialismo, eccetera. Questa è la realtà, per cui la lotta per i diritti umani nelle carceri, nei tribunali, è una lotta che riguarda non soltanto i paesi autoritari, i regimi liberali, è una lotta che riguarda anche le democrazie occidentali. 2 milioni di detenuti negli Stati Uniti, 70.000 in Italia, in Europa siamo sull'ordine di 1 milione complessivamente, e le condizioni strutturali di violazione dei diritti umani, di tortura strutturale, non perché siano torturatori cattivi che torturano i detenuti, perché torturati sono anche gli operatori penitenziari, eccetera. Quindi la proposta dell'amnistia non è una proposta di clemenza, è una proposta di ripristino della legalità internazionale, delle Nazioni Unite, dei patti internazionali sui diritti umani, europea, perché c'è la Convenzione europea violata costantemente dai paesi membri dell'Unione europea per come si comporta nei tribunali e nelle carceri, e oltre che costituzionale e nazionale. È la grande proposta di riforma, quindi non è un atto di clemenza, ma un atto di riforma strutturale, di buon governo della dimensione comunitaria della vita umana, che riguarda i delitti e le pene,
di come questo viene governato, che è un problema sociale ineliminabile, si tratta soltanto di governarlo in un modo tale che lo Stato esalta se stesso, i propri fondamenti giuridici, nella misura in cui rispetta i diritti innanzitutto di coloro i quali sono sottoposti a processo o a privazione della propria libertà. L'antico filosofo diceva che la civiltà di un paese si misura dalla condizione dei penitenziari, delle carceri, io aggiungo dei tribunali, di cosa avviene nei tribunali, e se noi analizziamo la situazione di molti paesi, tutto possiamo dire fuorché di considerarli civili proprio per come si comportano gli stati nazionali all'interno dei propri tribunali e del proprio carcere. Il problema è che la dimensione nazionale della sovranità assoluta è una dimensione nemica sempre più dei diritti umani, per cui oggi dobbiamo parlare anche nel mondo cosiddetto libero di democrazia reale e non più di democrazia. Con questo messaggio di democrazia, non violenza, libertà e soprattutto con questo messaggio radicale di cambiamento che è sempre insito nelle battaglie radicali, ringraziamo Sergio D'Elia, segretario dell'Associazione Radicale Nessuno Tocchi Caino, dal 39° congresso del Partito Radicale Transnazionale Roma. Grazie Sergio. Grazie a voi.